uomini, due veri duri, alla scoperta del grande continente, l'America! Un viaggio sulle strade più polverose per capire segreti e stranezze di una cultura lontana, da conquistare ad ogni costo, con grinta e saggezza. Hanno la stessa distanza l'uno dall'altro e la stessa, lo stesso sentimento dei... Lost in USA! Il Grand Canyon, questo spettacolo naturale, è alla portata di tutti. Ognuno può venire qua e gratuitamente, pagando semplicemente l'ingresso al parco, può poi ammirare da vicino, e quando dico da vicino, ricordate che ci si può sporgere a vedere questo splendido paesaggio, ma sporgere con sicurezza, sempre la sicurezza prima di tutti, perché ci sono queste recinzioni costruite da sapienti mani in ferro, in pietra, in cemento, che permettono a chiunque, anche a dei bambini, di poter venire qua tranquillamente e senza alcun pericolo. Questa parte la tagliamo dopo. Che... Cinti, sporgiti un po' di più. No, ho fatto. Un po' di più. Fatto. Muovi quei piedini. Ah, stupido. Ma appoggi, più da appoggiato non posso andare. Ti sento però un po'... Sono rigido. Come mai? Perché mi sto a cagare sotto. Prima perché sei... allora, non mi sembra così alto. Posso dirti che prima ti sei sporto un po' troppo? Sì. Sì, non mi hai fatto sentire a mio agio. Te lo dico proprio. Vabbè, non mi sono sentito a mio agio. Ragazzi, che dire? Ci piace? Ci piace? Sembra non vero. Sì, secondo me... Allora, guardate voi, no? Secondo me, visto che tanto non possiamo toccare... Secondo me qua c'è semplicemente un pannello con disegnato il canyon e la gente viene qua, se no non si spiega come mai è un cinema in 3D. Le transenne siano così basse, i bambini si possono sporgere, buttare, buttare, non lo so.